essendoci casi concreti, quando siamo partiti circa un anno fa non sapevamo come muoverci, quindi ci siamo messi, siamo entrati e abbiamo iniziato ad ascoltare le conversazioni sulla Toscana. Nei primi 6 mesi di campagna abbiamo analizzato oltre 350.000 conversazioni. Questo ci è servito per realizzare un preciso brand assessment, il più preciso possibile, di qualsiasi ricerca, di qualsiasi istituto di ricerca, tra l'altro aggiornato in tempo reale. Questi dati sono stati preziosissimi per orientare, per capire quali sono gli orientamenti del web, le tendenze, cosa viene ricercato in quali periodi, quali sono le mete che risentono di una stagionalità e quali no. E in base a questi dati abbiamo orientato le conversazioni. Quindi tutto il lavoro che stanno facendo adesso i 15 evangelist del social media team si basa sulle conversazioni, quindi sui reali dati rilevati e non su una nostra strategia inventata della rete. Tentiamo di monitorare tutto utilizzando un pool di strumenti, alcuni gratuiti che sono a disposizione di tutti, Google Trends ad esempio, e altri strumenti che ormai sono nell'uso quotidiano di chi fa questo mestiere, e altri strumenti professionali. Usiamo Radiance X, usiamo Sisamos, usiamo degli strumenti semantici che vanno ad analizzare le conversazioni e a tracciare delle mappe di significato, delle correlazioni, in modo da poter scendere anche all'interno delle conversazioni e seguirne il tracciato. Siamo assolutamente convinti che ci perdiamo una buona parte di conversazioni, ma questo sta nel gioco di una strategia social, che non tutto si possa monitorare, non tutto possa essere tenuto sotto controllo.